Siamo in Piazzale Siena a Milano, qui al Twin Style lavora Guillermo Coronado, l'eroe della serata di Penaltino Mondiale. Siamo qui con Guillermo Coronado, suo rigore decisivo che ieri ha portato in trionfo l'Uruguay in finale. Raccontaci, sei riuscito a dormire? Ah, è stato emozionante, è stato bello riuscire a dormire, diciamo che sì e no, però è stato molto bello. Quella è la Coppa del Mondo? Questa qua è la Coppa del Mondo, l'abbiamo vinta ieri con tutta la squadra, però è una bellissima emozione, è stato organizzato molto bene, noi ci siamo organizzati molto bene, tutte le maglie, tutte le iscrizioni con la squadra. È stato bello. Raccontaci il tuo rigore, cosa hai pensato prima di calciarlo, dove lo volevi tirare? L'ultimo rigore, avevo una paura matta, avevo da morire, avevo veramente paura, più che altro per tutta la squadra, perché ci avevamo messo tutto l'impegno ad arrivare lì, poi anche avendo sbagliato il rigore con l'Australia prima, ero veramente abbastanza nervoso, però ho respirato, ero profondo, non ho guardato il portiere, ho guardato solo la palla. E ho calciato di potenza, volevo metterla leggermente sull'incrocio, invece è andata centrale. Hai preso la traversa, e ha toccata, traversa, riga, ho avuto quel secondo lì che non sapevo se entrava o non entrava da brivido, e quando l'ho vista dentro sono andato dai compagni subito. E cosa si prova ad essere uruguaiani e aver portato in trionfo la tua nazionale? Senza parole, è bello, molto bello, emozione unica, per la maglia, per la camisetta. Faccio parrucchiere, lavoro alla Twin Style in Piazzale Siena, al 9, e un negozio da grandi cacciatori, gente che ha fatto il calcio per anni, e voglio facciare male. Ciao Luca, Luca, grandissimo non è. Però è anche a me ad alto livello, c'è il Gennaro, che è un totale titolare della squadra, quello che mi ha insegnato tanto a livello calcistico, come movimenti, modo di fare. Poi ci abbiamo Gianni, c'è Gianni, ragazzo giovane, adesso si è fatto, purtroppo si è fatto male al ginocchio, ma speriamo per l'anno prossimo riprenderlo. La Coppa per il momento rimane qua, in Piazzale Siena. Se vuole passare, la Coppa qua, la mettiamo in vetrina. A chi la dedichi la vittoria di questa Coppa? A tutta la squadra, a tutto l'Uruguay, giustamente, agli amici. La cosa fatta bene, per gli amici, con gli amici, è la cosa più importante. La mettiamo qua in vetrina. La Coppa è qua.